Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video, ma prima di cominciare vi mando la sigla. In questo video vi farò vedere una box, quindi vi mostrerò una box, un ordine effettivamente che ho fatto, un ordine su Look Fantastic, quindi faremo uno spacchettamento e prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale, attivare la campanella e di andare giù nell'info box perché come sempre troverete tutti i link inerenti ai miei social come Instagram che sono sempre molto più attiva rispetto al canale e sono sempre Fortuna Facial Makeup, troverete tante belle cose da vedere, insomma da sbirciare. Allora, arriviamo al clou. Ho fatto un ordine su Look Fantastic. Non facevo ordini su Look Fantastic da almeno 5-6 anni, sì, più o meno, se non forse qualcosa in più, ma per il semplice fatto che col passare degli anni poi ho iniziato a comprare su altri siti, ho fatto acquisti su altri siti, tra cui su quello di Sephora, insomma, l'ho messo un attimo, l'ho accantonato un attimo. Quando poi un giorno, che potevo fare finalmente, un acquisto per un determinato prodotto e che solo lì potevo trovarlo, perché comunque da Sephora non si trovava più, mi sono decisa. Allora, c'è da dire che l'ordine è arrivato veramente prestissimo, ben imballato, ma proprio al top dei top, Sephora non se lo vede proprio. Per cui mi sono finalmente decisa, avevo questa opportunità di prendere questa leccornia. Che sbavavo da tanto, da quando l'ho vista per la prima volta su Sephora, su i canali americani, insomma, veramente ho detto prima o poi la devo avere. Un qualcosa ve l'avevo accennato anche in un video di acquisti di gennaio. Mi sembra, o comunque ne avevo fatto accenno. Ma veniamo al clou. Allora, vi faccio vedere, ovviamente ragazzi io l'ho aperto perché dovevo vedere come era arrivato. Quindi il paccone è questo qua, arriva così, con 1000 carte, fatte così, due, tre, poi c'era quattro, il tutto era rinchiuso in questa carta fatta con tipo cartone, sì, però è un cartone molto duro, quindi fatto così, e in più era racchiuso in questo scatolo qui, fatto così. Lo scatolo si apre in questo modo qui e vediamo se riuscite a percepire qualcosina. Eccola lì. Vi faccio subito vedere, ma penso che avrete capito. Allora, eccola qui, la palette di Natasha Denona Metropolis, ragazze. Cioè, io la bramavo veramente da tanto, 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 tanto tempo. Però alla fine ho ceduto finalmente. Ho potuto. Mi sono conservata un po' di soldini,
E anche queste ragazze, io ho fatto questo ordine proprio nel periodo in cui sono stata malissimo. Poi vabbè, è stato male anche mio figlio e tutto quanto, però comunque diciamo che mi sono abbastanza, come dire, mi sono abbastanza ripresa con tutte queste belle novità di acquisti che ho fatto. Esternamente, vabbè, ragazzi, ci fate caso, piena di ditate con questo verde. Molto bella e calamitata, è arrivata veramente in perfette condizioni. Lo specchio e la cartina, che praticamente questa per toglierla si deve solo tagliare. L'unica cosa negativa, secondo me. Vabbè, questi sono i colori fantastici, mega galattici. Qui porta all'estremità sia sopra che sotto, porta questi queste calamiti e insomma, ragazza, è fantastica, è stupenda, racchiude tutte le colorazioni che io adoro praticamente, dal verde, dal blu, dal rosso, questi colori caldi per fare le transizioni. No, ma veramente, raga, troppo troppo bella, e non vedo l'ora di utilizzarla. Mi sono veramente commossa quando l'ho ricevuta, perché non pensavo mai nella mia vita che sarei riuscita a prenderla, sinceramente, per quello che costa. Però ne vale la pena. Gli ombretti, da quando ho utilizzato quella che presi da Sephora, quella, la Love Palette appunto, che mio marito mi regalò a San Valentino, testando gli ombretti, sono veramente straordinarie, ragazze, e quindi non ho potuto desistere. Ma la cosa bella è che si potevano scegliere due campioncini, che poi la cosa strana è che uno dei due campioncini mi è stato mandato in un pacchetto a parte. Io ho detto: ma io non ho acquistato nulla a parte la palette e a parte richiedendo i campioncini. Poi mi sono andata comunque a riguardare il resoconto dell'ordine, e effettivamente risultavano questi due campioncini, che però loro effettivamente mi avevano mandato un'email dove appunto mi dicevano che i prodotti che non trovavo in questo scatolo comunque mi mandavano un altro pacco, che mi facevano comunque trovare quello che non trovavo qui. In effetti è stato così, praticamente era il secondo campione che avevo richiesto, e sono questi due qui. Ovvero un sample di Laura Mercier, che è una cipria in polvere, eccola qui, ed è la bellezza di un grammo. Non è tantissimo, però si può provare. E poi questa dovrebbe essere un prodotto per le sopracciglia, sì, in crema, della linea Eyeco London. Infatti si poteva anche scegliere la colorazione. Io però questa qui ancora non la devo provare, come non ho provato anche altre cose, ma vi farò sapere com'è. Si presenta così, fatto così, e il prodotto è questo qua. Da un lato troviamo l'applicatore con appunto il pettinino, diciamo. L'applicatore è fatto eyeliner molto morbido, che praticamente funziona in questo modo: si gira la manovella e fuoriesce il prodotto per le sopracciglia, quindi è un gel per sopracciglia. Veramente molto curiosa di provarlo, perché di questa marca non ho provato mai nulla. Voglio fare qualche sbuccino, visto che comunque è un video dedicato alla bellissima metropolis di De Luna, super galattica. Volevo comunque sbucciare qualcosa con voi, perché ancora non la devo toccare. Mamma mia, ragazze, sono di
delle colorazioni veramente burrosissime. Madonna mia, cioè non potete capire, bellissime. Mamma mia, oddio, ragazze mie. No, vabbè, raga, ma che cosa sono? Mega galattici, adoro. Vi voglio fare anche qualche altro swatch. Mi pulisco un attimo perché altrimenti sporco tutte le cialde. Poi vi faccio vedere questo, che è un color terracotta, ragazze. Madonna mia, c'ha una pigmentazione assurda, ma veramente assurda. No, vabbè. Madonna, ma che cos'è? È fantastica. No, vabbè, guardate sto verde, è micidiale, è micidiale. Vedete, queste sono le mie contentezze in diretta. Voglio vedere questo com'è. Madonna, è fantastico, uno più bello dell'altro. Mamma. Poi faccio degli swatch proprio ad hoc. Proviamo qualche altro colore. Vediamo, vediamo. Mi pulisco un attimo le mani, ragazze, con le salviettine. Vediamo, 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 vediamo. Proviamo, proviamo questo bronzo. Madonna mia, raga, che è? Cioè io, boh, sto proprio scioccata. Veramente, proviamo questo. Scioccata. Raga, ma che ci vuole di sti colori? Ma guardate la pigmentazione. Cioè, veramente, raga, secondo me i soldi sono veramente spesi, ma proprio bene. Ma veramente bene. Cioè, assurda. Assurda. E ho ancora tutto il prodotto qui, tanto per rendervi un attimo l'idea. È stupenda, mamma mia, ragazzi. 28 colori e con questa pigmentazione, ragazze, cioè veramente sono top, 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 veramente. Non vedo l'ora di provarli sull'occhio, ovviamente insieme a voi. Bene ragazze, io spero che questo mio spacchettamento su Look Fantastic vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate, se anche voi amate le palette di Denona. E vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre, se ancora non l'avete fatto. Vi invito ad andare giù nell'info box, perché come sempre troverete tutti i link nei miei social, come Instagram, che sono sempre molto attiva. E ovviamente tra le playlist vi metto comunque vari video, gli ultimi video che vi ho girato, tra cui vi ho girato anche l'ultimo video su tutti gli acquisti che ho fatto per quanto riguarda il mese di febbraio. Tra l'altro anche sto mese, ragazze mie, mese di marzo praticamente, perché anche la palette l'ho acquistata a febbraio. Però ho preferito farvi comunque un video a parte dove vi facevo vedere un po' di cose, un po' di swatch. Vi ho voluto comunque fare un video a parte perché volevo anche che voi vedeste la mia faccia in anteprima, come io reagivo a questa bellezza. Cioè, veramente va bene. Nulla, io vi ringrazio per aver visto anche questo video. Vi mando un bacio grande e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!